Ha nevicato stanotte. È il 22 aprile e stanotte ha nevicato. Guardate belli i monti lassù innevati. Il tetto della casa con la neve. Che spettacolo. Oggi uniamo l'utile al dilettevole. Questa televisione qua ha un problema. Ha le casse dietro, posteriormente alla TV. E quindi l'audio non si sente perfettamente. Va tenuto a un volume abbastanza alto per sentire molto bene. Servirebbe una cassa, una barra audio da collegare alla televisione che punti verso il divano. Io però giù di sotto, nella stanza di sotto, ho un paio di casse e un amplificatore che non utilizzo e che quindi ho deciso di portare su e posizionare a fianco alla televisione, così da avere l'utilità dell'audio che punta al divano e il divertimento di poter sparare la musica a palla in casa. Ma palla, palla. Allora, eccole qua, amplificatore, cassa 1 e cassa 2. Guardate bellino, questo è il disegno che ho fatto io da piccolo del mio primo gatto. Non so quanti anni avevo, non me lo ricordo. Poi tra l'altro il mio primo gatto era di colore rosso come quello che ho attualmente. E l'amplificatore lo abbiamo. Amplificatore, cassa 1 e cassa 2. Bene, gli ho anche già dato una spolverata, una lucidata. Non resta che setappare il tutto e poi sparare la musica a palla. Dopo 1000 tentativi. Via, mi danno il copyright, via via via. È il momento di farsi i capelli per due motivi. Primo, sabato alla partita di calcio ho dovuto giocare con la fascettina in testa perché erano troppo lunghi, mi davano fastidio sugli occhi e preferirei evitare. Secondo, hanno vita propria. È il momento di tagliarli. Ta-da! Gli abbiamo dato un bel taglio, eh. Come si sta bene con i capelli corti? Com'è freddo quando tira vento adesso? Ottimo, mi metto a editare, fra una settimana si parte, fra una settimana vado all'Isola d'Elba con Jacopo Semprini, mi metto a editare perché sono indietro con i video. Ok, mi prendo un attimo questa pausa dall'editing per spacchettare questo pacchettino di Amazon che mi è arrivato a casa. Sto aspettando due cose, non so qui dentro quante ce ne sono, entrambe, e voilà! La prima è un adattatore, un cavettino che va da un ingresso AUX a l'entrata nel telefono, così che posso utilizzare l'iPhone per mettere la musica alle casse che ho montato ieri, perché fino ad ora non potevo. Dovevo utilizzare il Samsung di mia mamma, però voglio poter mettere la musica anche con il mio telefono e quindi ho comprato questi adattatori. Mannaggia a te iPhone che non c'hai gli ingressi come tutti gli altri telefoni. L'altra cosa per la quale sono molto più interessato a provarla è questo qua, il mio nuovo contachilometri per la bicicletta. Non costava molto, costava 50 euro ma era scontato il 40%, quindi l'ho pagato sui 25. Niente, nel prossimo giro in bicicletta lo testerò e vediamo come funziona. Quello che ho utilizzato per andare a Barcellona non si accende più, cioè si accende ma non trova più il GPS, quindi è diventato inutilizzabile. Per adesso lo metto solo in carica, poi per setappare il tutto sarà un problema del Bernardo di domenica. Anche questo mercoledì pronti per andare a giocare a pallavolo. Bananina come cena e poi cenerò alle 11 quando torno a casa. Per fortuna stasera non grandina, non nevica, non diluvia, è solo freddo. Penne al sugo di salsiccia, bicchierino del Simplakerz. Terminiamo così questo mercoledì sera. Cena alle 11:40. Stavolta mi sono superato, Non ci si ferma mai. Stamattina ho passato la mattinata a fare faccende domestiche. Insieme a mia mamma abbiamo pulito un po' tutta la casa perché da oggi pomeriggio, per tutta la durata di questo ponte, che va da oggi 25 aprile a domenica, abbiamo ospiti a casa. Vabbè, passato il folletto, il cencio, tolto un po' di ragnatele, non è tanto quello il problema. Due ragazzi staranno qui, ok? Qui, nella camera degli ospiti. Tutto tranquillo. Il mio cazzo di gatto, questa finestra era aperta. La porta l'avevo lasciata chiusa. Ma questa finestra era aperta. Da fuori, con le zampe sporche, guardate che ha fatto. Ha sporcato tutto il lenzuolo. Ora mi tocca ricambiarlo. Accidenta a lui. Dove sei? Piccola peste. Oggi è venuto in montagna a trovarmi Luca. Abbiamo deciso di passare questa festività facendo un bel giro a piedi sui monti. Tra l'altro è venuto più freddo in questi giorni e è nevicato. C'è la neve, quindi nel nostro giro di oggi calpesteremo nuovamente la neve, anche se è il 25 aprile.
bevutina alla fonte non controllata, fresca e fresca. Poi se ci ha pisciato un capriolo, pace. Qualcosa si dovrà morire. Direi di no. Comunque il rumore dei passi sulla neve è una delle cose più rilassanti che esista. Qui ci sono già stato con te, tra l'altro, quando abbiamo fatto una ciaspolata in notturna, e quella fontana, quel cartello, questa griglia erano tutte completamente sommerse dalla neve. Per farvi capire quanta ce n'era un metro e mezzo in più almeno. Fino al ginocchio, neve fino al ginocchio. Siamo arrivati in cima al rifugio di Lapo, questo qua. Ora mini pausina su questa panchina che non si sa come è fuori dalla neve, mezza ovviamente, non mi siederò, poi torniamo in giù. Ringraziamo Luca che mi fa le orme nella neve, così a me non mi si alzano i pantaloni e non mi entra la neve nelle scarpe. Abbiamo trovato questa zona circolare, sembra un anfiteatro, con un'acustica incredibile, c'è molto eco. E in questa zona la neve è intatta, quindi ottimo posto per mangiarne un po'. Ci piace complicarci la vita, quindi invece di seguire la normale strada, il normale sentiero, abbiamo deciso di tagliare in mezzo al bosco e quindi farci questa salita, questo dislivello con la neve fino alle ginocchia, per poi tornare adesso sulla strada principale. Ah, sì, bella pettata, sì. Siamo appena risaliti di lì e qui c'era il cartello che diceva non andare da questa zona. La situazione per oggi comprende un sacco di lavoro e poco tempo libero. In più stasera io avrò una cena con i miei compagni dell'università che non vedo da tanto tempo. Non credo che registrerò niente. Skippiamo direttamente la giornata e andiamo a domani. Oh, campo di merda. Andiamo! Andiamo, se ha sbagliato campo, muoviti! Sarà sbagliato tutti il campo. Speriamo sia giusto questo. Allora, partita di calcio terminata. Abbiamo perso 2-0, risultato non troppo meritato. Secondo me 2-1 o anche il pareggio poteva essere giusto come risultato, però questa partita è andata così. Non vi dico altro perché ci hanno fatto dei video, quindi vi lascio agli highlights della partita. Cross in aria, Fantoni di testa, attenzione, girata Levrini. Avanza il 10, Sanno contro Daniele Bertolini, Sanno sterzata, Sanno col mancino, cross in aria, colpo di testa fuori. Ma Nicola Rosati con il destro, Levrini di poi, attenzione, ancora Levrini, Tigliano, tiro basso, attenzione, Petrolino, palo, respinge. Ah, Andre, perdonami, fa troppo ridere. Rimessa lunga. Lorenzoni in battaglia con il numero 7, Sanno anticipa Fantoni, Sanno, cross in aria, attenzione, attenzione, Petrolino! Domenica, classica domenica da ormai non so più quanti mesi a questa parte, si parte per un bel giro che quest'oggi comprende Agliana, Lucca, San Marcello e ritorna Agliana, si parte. Lucca, 1 ora e 45, perfetti. Tra l'altro questa fontana è la fontana, perché lei ha visto l'inizio dei nostri viaggi in bicicletta. Lucca è stata la prima meta di vado a farmi un giro, è stata anche la prima grande città incontrata durante il viaggio da Pistoia a Barcellona. E questa fontana ci ha riempito sempre le borracce, cosa che rifarà anche oggi. Ci
siamo arrivati a San Marcello, ci siamo prima buttati in una fontana completamente con la testa perché eravamo fusi dal caldo. Pit stop alla gelateria sul ponte, buonissima, ve la straconsiglio. Abbiamo preso un gelato da 3 euro entrambi e adesso ripartiamo direzione Agliano. Ultima salita un po' più tosta, ovvero l'Oppio, e poi discesa fino a Pistoia e piano fino ad Agliano. Facciamo sto reso conto. Intanto siamo partiti alle 10:30, sono le 6:20, quindi quasi 8 ore fuori in bicicletta totali, di cui pedalate effettive 6 ore e 3 minuti. Chilometri 138.3 e dislivello ce lo dice Luca perché questo non lo so. Allora, dislivello fatto 1420 metri. Questo mi segna l'altitudine attuale. Mamma mia. Buon per te allora. Allora, i commenti sotto l'ultimo video sono stati molti. Sono molto contento di questo, grazie a tutti coloro che hanno commentato e rinvito chiunque voglia a commentare sotto questo video, così che settimana prossima io risponderò a tutti. E adesso concludiamo questo video andando a rispondere ai commenti dello scorso. Luca Towers, fai una vita piena in maniera genuina, quello che facevo io alla tua età, risveglio molti ricordi e un po' ti invidio, non mollare perché avrai solo da perdere, te lo dico per esperienza. Tranquillo Luca, qui non si molla un cazzo, mai. Impossibile, grazie per i complimenti. Jump de Macchia, ti seguo da poco, devo capire ancora tante cose di ciò che porti nel canale e nella tua vita, abbi pazienza ma già mi sei simpatico, contenuti ottimi e mi fai tanta compagnia, dai, spero tu che esca al canale perché te lo meriti. Grazie mille, sono contento di rimanerti simpatico e di riuscire a farti un'ottima compagnia. Sara, sono sempre contento di vedere i tuoi vlog, tengono un sacco di compagnia, abitando da sempre in un paesino nella pianura padana mi fa strano vedere la quotidianità di qualcuno che abita in montagna con boschi, salite e discese. Quella vista che hai mostrato dal campo da calcio è l'esempio perfetto. Grazie mille Sara, immagino che ci sia molta differenza, te avrai un sacco di paesaggi piatti in cui vedi molto lontano, invece io spesso ho dei monti che mi parano la vista però si ergono su tutto il resto e quindi rendono il paesaggio particolare e diverso sicuramente rispetto a quello della pianura padana. Stefano Pellegrini, ciao bel video, quando dici che lavori in palestra cosa? Personal trainer? Esattamente, sì, io faccio il personal trainer per una palestra quassù nel paese dove abito. Jacopo, guarda che la ricetta è top, giuro. Beh, avrai l'occasione di smentirmi. Diciamo che l'aspetto non è così buono, però se il sapore rende, sarò contento di provarla. Infine Luigi, commentare i tuoi video per me è un piacere, ottimi dolci greci o grechi, non so, penso greci. Sei molto gentile, ma è tenero per me che i nonni non li ho più vedere il tuo rapporto. Per Londra, allora mi dovrò ricredere. I nonni sono le nostre stelle polari, almeno per me mio nonno è la mia stella polare, ho un rapporto bellissimo con lui e sono contentissimo di questo. E Londra, se ci andrai, probabilmente ti ricrederai. Grazie ancora a tutti per aver scritto questi commenti, se volete che vi risponda scrivete sotto questo video e settimana prossima vi risponderò. A questo punto, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e iscrivetevi, noi ci vediamo settimana prossima con il prossimo video. Ciao ragazzi!